Nuovamente buongiorno carissimi amici e ben ritrovati con questo excursus piuttosto rapido ma sperabilmente completo, sufficientemente completo, che inerisce alla vita e al pensiero di Theodor Mommsen, un grandissimo studioso classicista, quindi appassionato della cultura mediterranea, latina, italica in generale, il quale si aggiudicò con pieno merito il premio Nobel nel 1902 con il suo libro famosissimo e stupendo, La storia di Roma, che io ho già avuto modo di presentarvi almeno qui fisicamente nell'edizione della UTET, ma ci sono evidentemente altre edizioni. Questo veramente molto bello, ben commentato con note e particolarmente curato. Bene, abbiamo ricordato la volta scorsa nel precedente video che era certamente giurista di formazione e anche di mestiere, perché aveva iniziato così la sua carriera accademica all'università come docente appunto di diritto, ma Mommsen partiva da interessi che erano di stampo giuridico, storico insieme, storicistico, e inserendoci certamente anche una certa qual passione per l'etnografia e l'etnologia e sicuramente anche con diversi riferimenti alla filosofia, poiché si sa, il diritto, almeno i principi primi del diritto, derivano i loro capisaldi appunto dalla filosofia e certamente il diritto romano risentiva della filosofia non soltanto eclettica, come abbiamo fatto riferimento, ma di tutto quello che era il variegato e particolarmente frizzante mondo romano, che aveva se non altro una caratteristica peculiare all'interno di tante contraddizioni, è vero, ma di essere un mondo molto pratico, molto legato alla prassi, e questo quindi portava anche a dover articolare un certo tipo di regolamentazione giurisprudenziale. Comunque, le sue attività, le sue ricerche, come dicevamo in chiusura di video, si dedicarono principalmente a tre campi. Intanto, la storia proprio di Roma antica, per come si presenta lo sviluppo della città eterna, e ancora oggi è considerato senz'altro uno dei più grandi specialisti che siano mai stati partoriti sulla faccia della terra, e nell'ambito appunto di queste sue ricerche riuscì a produrre un autentico capolavoro letterario, quello per cui si aggiudicò il premio Nobel per la letteratura, che è il suo punto di riferimento, ma anche per noi tutti è un punto di riferimento ineccepibile e imprescindibile, la storia di Roma. Poi abbiamo l'epigrafia romana, che è sicuramente un'altra area di indagine molto sondata dal Mommsen. Lui intanto fu pioniere di questa area culturale, fu promotore e principale proprio animatore dell'impresa scientifica ed editoriale del Corpus Inscriptionum Latinarum, il famoso CIL, che tra l'altro sta procedendo ancora oggi, un po' come l'Enciclopedia Treccani che si rinnova, un po' come tutte le enciclopedie in genere che hanno ovviamente degli aggiornamenti, no? Un po' come l'Accademia della Crusca e comunque anche dizionario, insomma. E si prefigge questa opera di raccogliere e di pubblicare scientificamente tutte quelle che sono le iscrizioni latine, sulla base ovviamente anche dell'apporto degli archeologi e degli specialisti di lingue antiche. Abbiamo la possibilità di fruire di materiale sempre nuovo che ci giunge e che possiamo così interpretare e aggiungere a quello che già è stratificato proprio dal mondo della cultura, che viene riportato in luce, ma poi in un qualche modo viene di nuovo stratificato a creare la complessità della storia dell'antica Roma e della latinità classica, anche del mondo mediterraneo in generale. E questo, tra l'altro, fu un'attività che gli permise di approfondire proprio degli aspetti capillari della vita e della società degli antichi romani, anche proprio per quanto riguarda gli aspetti di vita pratica. Certamente, ad esempio, il latino che veniva parlato in una famiglia romana tipica o tra commercianti romani, insomma, dell'epoca, o tra persone che stipulavano contratti di affari o quando andavano dal medico, insomma, nella vita di tutti i giorni, ecco, certamente non era il latino classico di Cicerone, un po' come se un archeologo fra 3.000 anni scoprisse qualche cosa che ci riguarda e per forza di cose prendesse come punto di riferimento le circolari oppure le circolari amministrative, no? Di un qualche ministero o quelle applicative di una qualche sezione periferica provinciale di quel ministero, oppure ancora prendesse come punto di riferimento
quello che potrebbe, ecco, dire un avvocato durante un dibattimento in tribunale o ancora un prete durante un sermone. Ecco, sarebbe interessante invece per questo archeologo del futuro, dell'ipotetico futuro, andare a studiare quello che sarebbe poi lo slang della lingua di tutti i giorni, quella che parliamo comunemente tra di noi. E poi ecco, il terzo canale di indagine che risolviamo più semplicemente, ma che è certamente il pilastro, uno dei pilastri importanti, fu il diritto romano, una disciplina di cui fu anche poi docente a livello accademico e a cui dedicò importanti saggi e trattati, anche proprio al di là di questa storia di Roma che fu fondamentale. Per la verità si occupò anche di epigrafia greca e fu ideatore per questo motivo del progetto editoriale delle Inscriptiones greche, di storia economica di Roma antica e nell'ultima parte della sua vita riconobbe in quella che era la papirologia nascente il futuro proprio degli studi classici. Fu intellettualmente e anche proprio scientificamente attivo fino all'ultimo dei suoi giorni, fu lucido fino all'ultimo e praticamente si ricongiunse insomma con la morte attendendo proprio ai suoi ultimi lavori e Mommsen proprio sull'ultimo pubblicò ancora decine e decine di lavori e complessivamente pubblicò centinaia e centinaia di lavori. La bibliografia che ad esempio era stata curata da Karl Zangemeister nel 1887 elencava già in quell'epoca, pensate un po', ben oltre i 1000 titoli che continuarono ad aumentare a dismisura fino a oltre 1500, ma probabilmente anche oltre, nell'aggiornamento che fece tal Emil Jacobs del 1905. Questo diede un nuovo ordine proprio allo studio della storia romana, nuove coordinate proprio scientifiche di interpretazione e di studio, ma anche nuovo materiale, anche proprio concettuale, nuovo materiale contenutistico, oltre che metodologico. E poi è inutile dire che fu tra coloro che pionieristicamente cavalcarono e scoprirono la strada dell'epigrafia, proprio lo studio delle iscrizioni su pietra e sul legno, quindi in un qualche modo anche proprio, se non l'inventore, lo scopritore, ecco, per meglio dire, del latino paleografico. A lui si devono la lettura di molte delle iscrizioni paleografiche, ma si deve anche proprio il fatto di aver stilato una sorta di metodo per poter interpretare. E se il suo lavoro più conosciuto è l'incompleta storia di Roma, certo il suo lavoro più rilevante, però addirittura è più importante di quello che gli conferì il premio Nobel, gli fece conferire il premio Nobel, è il Corpus Inscriptionum Latinarum, una collezione proprio di iscrizioni romane alla cui raccolta contribuì fattivamente l'Accademia delle Scienze di Berlino. Poi fece molte altre cose, ad esempio firmò l'edizione critica dei Digesta di Giustiniano nel primo volume dell'edizione del Corpus Iuris Civilis che risale al 1889 e l'edizione critica del Codex Theodosianus assieme a Paul Meyer che fu pubblicata postuma peraltro nel 1905, fu recensita da Paul Maas nel 1906 e lo Stemma Codicum fu inserito proprio a titolo esemplificativo in una raccolta particolare speciale. Ecco, durante il periodo, perché fu anche segretario della classe storico-filologica dell'Accademia di Berlino, durante questo periodo del suo segretariato, diciamo così, copre un lungo periodo, tra l'altro, circa 21 anni, dal 1874 al 1895, Mommsen che cosa fece? Mommsen fece tante cose importanti e organizzò innumerevoli progetti scientifici, principalmente edizioni delle fonti originali e questi progetti furono tutti grandissimo spessore, di grandissimo lavoro, valore. Oltretutto la passione con cui attese alla sua attività accademica, certo discendeva, come ebbero modo di dire alcuni studiosi, da una considerazione molto elevata dei doveri della formazione ed è in fondo anche la caratteristica che consentiva agli ascoltatori, tra cui Weber, nei suoi anni giovanili, di stabilire senza troppe difficoltà quanto era da attribuire alla valutazione soggettiva del docente. Ecco, questo è un virgolettato da parte di uno dei tanti uditori. Ma allo stesso modo, un accademico con un'idea tanto
pregnante della funzione pedagogica, talvolta lasciò ai suoi discenti, ai suoi scolari, il compito di distinguere fra i diversi piani di discorso, senza un fermo impegno da parte sua a non confondere fatti e valori, a separare il dover essere dall'essere. Ecco, questo fu quanto venne di lui detto. E venne ripetuto appunto più volte, lo troviamo proprio anche all'interno, tra l'altro un riferimento all'interno della sua storia di Roma. Bene, al di fuori di questi campi di ricerca per lui assolutamente tradizionali, che lo resero pertanto noto al pubblico accademico e non solo, certamente è di grande importanza l'edizione della Historia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, nella traduzione di Tiranio Rufino, che venne così composta per l'edizione curata da Eberhard Schwarz. Vediamo di dire ancora due parole per quanto attiene alle opere scientifiche e diciamo subito che intanto la bibliografia di questo autore è assolutamente sterminata, è un mare magnum, è enorme e tutta di alta qualità sicuramente. E l'indice delle sue opere è una vera e propria monografia, insomma, che venne curata da Karl Zangemeister già nel 1887, come abbiamo fatto riferimento poc'anzi, e definitivamente aggiornata poi da Emil Jacobs nel 1905, come abbiamo appunto sottolineato prima. Diciamo ancora alcune notizie sul Corpus Inscriptionum Latinarum. All'inizio della sua carriera scientifica, Mommsen già prevedeva una collezione di tutte le iscrizioni latine antiche conosciute quando pubblicò le iscrizioni del Reame di Napoli del 1852. Poi diciamo che ricevette nel corso del tempo alcuni slanci per poter proseguire questa sua attività e il Corpus Inscriptionum Latinarum completo doveva essere costituito da 16 volumi, di cui 15 comparsi proprio durante la vita, quando Mommsen era ancora in attività, 5 curati tra l'altro da Mommsen stesso. Il principio di base dell'edizione fu il metodo dell'autopsia, così chiamato, che in greco significa letteralmente vedere da sé. Ecco, interessante e importante sempre risalire all'etimologia dei termini, poiché tutte le iscrizioni esistenti furono esaminate proprio da Mommsen in persona, de visu proprio, e confrontate con l'originale. Poi ci sono anche altre opere che ricordiamo qui succintamente. Mommsen, ad esempio, svolse un ruolo importante nella pubblicazione dei Monumenta Germania Historica nell'edizione dei testi dei padri della Chiesa. In un allestimento particolare, un progetto sulle monete greche che è ancora in corso, quindi davvero tante attività plurime. Inoltre promosse le ricerche sul famoso confine tra l'impero romano e le tribù germaniche e innumerevoli altri progetti scientifici, tra i quali ad esempio vale la pena ed è anzi doveroso, perfino deontologicamente e moralmente doveroso ricordare una raccolta cospicua epigrafica conservata al Museo Campano di Capua. Abbiamo ricordato che a Mommsen fu assegnato nel 1902 il premio Nobel per la letteratura per la sua monumentale opera storica proprio sulla storia di Roma, che non è solo storica ma anche letteraria, è anche legata al diritto, anche legata all'etnologia e all'etnografia. Poi ricordiamo ancora per curiosità e per completare il discorso la sua attività di numismatico che fu premiata nel 1895 con l'assegnazione della medaglia della Royal Numismatic Society e ricordiamo ancora per completare il discorso ma anche per dare una curiosità che gli fu dedicato un asteroide, l'asteroide 52293 Mommsen è proprio dedicato a lui e infine gli venne conferita anche la medaglia dell'Ordine di Massimiliano per le scienze e per le arti nell'anno 1871. Bene, e con questo, cari amici, per quanto riguarda questa, diciamo così, presentazione globale, comprensiva del pensiero in generale di questo grande autore, che oggi come oggi non forse tutti conoscono adeguatamente, direi che è sufficiente fermarci qui e io vi auguro naturalmente un buon proseguimento di giornata, vi do appuntamento ad una prossima puntata. Grazie a tutti voi e splendida giornata a tutti.